Allora, ciao. Bene. Sì. No. Ciao. Allora, io sono Monte Andrea, sono un componente del Comitato Lavoratori Precoci Giovani. Intanto vorrei ringraziare quelli che arrivano da fuori Milano per l'impegno e il sacrificio che in qualche modo hanno consumato, diciamo così. Ringrazio gli amici dell'ACI che ci hanno ospitato e tutti i convenuti qui a tavolo che poi si presenteranno anche da soli. Visto che, no, mi ricordo Cenati, mi ricordo i nomi ma potrei dire cazzate. Allora, detto questo, come lavoratori precoci noi arriviamo da un percorso dove siamo nati considerando un'ingiustizia di fondo rispetto alle riforme pensionistiche, cioè che gente come me, come tanti altri che hanno cominciato a lavorare a 15 anni, parliamo di 35 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, si sono trovati aderendo ad un gioco in cui le regole erano quelle di andare, poter andare in pensione, tra l'altro calcolata sul sistema retributivo e non quello contributivo, si sono trovati tre riforme, appunto. Intanto hanno cambiato il calcolo della pensione, per cui hanno abbassato il rendimento della pensione, comunque ci sarebbe arrivati, fino ad arrivare allo spostamento sempre più in là dell'età per la pensione. Vuol dire che, in altre parole, la gente è condannata a lavorare fino a che muore, anche perché una tesi sostenuta da chi ha articolato nel tempo e nei modi questo cambiamento, questi cambiamenti, è basato sull'aspettativa di vita, ma l'aspettativa di vita non ha nessun fondamento scientifico, no? Quindi 1 più 1 fa 2, ma l'aspettativa di vita è se ti va di culo, perché se non ti va di culo, se magari fai un lavoro, anche no, ma sicuramente facendo un lavoro malsano, tutta una serie di robe, quindi è una scommessa. Questi qui pensano che il mondo, che la comunità civile, sociale, tranquilla, che lavora, non rompe i coglioni, gioca sull'azzardo, sul destino della propria vita. Forti di questo ragionamento, abbiamo iniziato a giocare con queste regole in cui si andava in pensione a 35 anni, ci siamo trovati a lavorare 12 anni più, che vuol dire 12 anni di pensione non presa, 12 anni di versamenti in più, al tempo di Didi, quindi prima da Fornero, eravamo arrivati a calcolare i soldi messi lì da ogni testa a 100 milioni di lire. Quella riforma là di Dini, quindi moltiplicata per milioni di lavoratori, questo è uno delle cose in cui questo Stato è stato risanato. Quindi il contributo dopo 35 anni di lavoro, quindi di contributo economico e di vita, di impegno. Niente, quindi hanno pagato sempre gli stessi e continueranno a pagare sempre gli stessi. Da qui, da questo diritto sociale molto elementare, che tra l'altro mandando in pensione sempre più tardi quelli che lavorano, non lasciano ovviamente lo spazio ai giovani per entrare nel lavoro, quindi c'è un discorso di non futuro, e il non futuro c'è in un altro senso. Il fatto che se i giovani non lavorano, e siccome il sistema pensionistico per il momento è costruito su un cardine solidaristico, per cui chi lavora paga la pensione a chi è in pensione, la domanda è: la nostra pensione, anche noi che siamo lavoratori precoci, se i giovani non lavorano, le casse dell'INPS come fanno a stare in piedi? Quindi le pensioni future, la discussione non è io voglio andare in pensione a 35, il problema è generale, è sociale
e io dico anche è politico. È politico assolutamente sì, perché i dirigenti così, che si sono autonominati dirigenti in questo paese o non hanno un'idea di futuro o ce l'hanno ben precisa. Questa è una domanda che è buttata lì, tanto per cominciare. Arriviamo perché a partire da queste considerazioni su dei diritti sociali, non diritti gratuiti, dei diritti pagati col lavoro, tra virgolette, e anche sottolineato anche senza virgolette, si è arrivati ad affrontare la questione della controriforma costituzionale. Cioè la Costituzione, quella nata dal 48, se ne va affrontata anche un po' storicamente, perché se no non si capisce, rispetto alla propaganda che si fa, rispetto a quattro cazzate che dicono, per esempio risparmio sulla politica, come se risparmiare sulla politica vuol dire meno democrazia. Questa è una sintesi, è automatica. Se si risparmia sulla politica, la democrazia ha dei costi. La democrazia ha dei costi. Quindi, questo è un elemento. Secondo elemento, quando un altro punto della propaganda si cancellano le istituzioni che non servono a niente. Il CNEL, parliamo del CNEL. No, questo è agganciato al ragionamento che facevo prima su che idea di futuro hanno questi dirigenti. Che cos'è il CNEL? O cosa dovrebbe essere il CNEL? Legato alla Costituzione del 48. Il Comitato Nazionale di Economia e Lavoro vuol dire che i lavoratori, comunque organizzati, che si organizzino come vogliono, ma il punto di vista dei lavoratori è centrale nell'organizzazione e nelle scelte economiche dell'Italia, mettiamola così. Quando il governo Renzi dice cancelliamo il CNEL, non cancella solo un'istituzione, che può anche essere stata usata male o volutamente non fatta funzionare, ma il pensiero che c'è dietro è il fatto che i lavoratori nell'economia di un paese non devono più entrarci, e la coerenza sta nella riforma costituzionale precisamente. Quindi il segno autoritario, non solo autoritario, vigliacco direi anche, di questa formazione dirigente, no? Dirigente, diciamo dopo di che cosa, niente, per dire che l'idea di democrazia che hanno questi qui, quindi il futuro che mettono in piedi modificando la Costituzione, non solo un altro punto della retorica che dicono loro nella propaganda, che loro toccano solo la prima parte è vero che è quella dei principi, ma l'impianto costituzionale la seconda, scusate. Ma l'impianto costituzionale è un tutto organico, cioè non esiste una prima parte e una seconda parte. La prima parte sta in piedi se quegli organismi democratici, sociali, questa è la differenza, poi ci arriverò ad affrontare questo, lo segnerò poi, poi lo sviluppano gli altri questa cosa qua. Cioè l'antifascismo, il carattere antifascista della Costituzione non è il fatto che nella parte transitoria scrivono che è vietata la ricomposizione del partito fascista, è la questione sociale, il fatto che i lavoratori, i ceti popolari hanno diritto, non solo il diritto, devono essere comandati a pari grado dei potenti. Questa è la differenza tra questa Costituzione e tutte le altre del mondo. E questa roba qua si esplica in un Parlamento, in un governo parlamentare. Perché è nel Parlamento che i ceti popolari possono rappresentare
la propria rappresentanza, quindi i propri interessi. Dopodiché ci sono i partiti che sono diventati dei comitati d'affari, ma questo è un discorso altro. Da qui a mettere in discussione i cardini che tengono insieme la prima e la seconda parte della Costituzione è coerente con il ragionamento che facevo prima. Quindi se cancelli il CNEL, quindi i lavoratori non mettono più becco nell'economia di un paese. Punto. Questa è una visione non solo, ancora una volta, non solo autoritaria, di più di autoritaria. Chiudo dicendo due robe. Le costituzioni, appunto, quindi la storia dell'Italia. Le costituzioni si riscrivono dopo che c'è stato un conflitto epocale, vuol dire che c'è un cambio rivoluzionario nella società dell'uomo. Quindi, dai sistemi assolutisti, i monarchi, per capirci, c'è stata la rivoluzione francese. Con quella Costituzione hanno chiuso la storia del passato, quindi hanno imparato dall'esperienza monarchica a separare i tre poteri. Bravissimo. E questa riforma qua invece mi sembra che lavori per rimetterli insieme questi tre poteri, cioè l'esecutivo, il legislativo e niente, vabbè. Bravo. Allora, l'ultima roba che voglio dire è questa. L'attacco alla Costituzione, quindi, il governo Renzi non è capo di niente, è solo una marionetta, è quello che è il venditore di pentole, attenzione, quelli senza manici però, hai capito? Avete capito? Una pentola senza manici, che cazzo? Bruciano, capito? Adesso sto banalizzando un po' di robe. Chiudo dicendo l'ultima roba, quella sulla parola che si gestiscono loro, no? E si presentano anche. Rimane una cosa. Adesso i dottori che sono venuti qua, il dottoressa e direi anche, spiegheranno la storia e cosa implica la modifica di questa Costituzione. Come Andrea Monti, come lavoratore precoce, io dico che fermo restando che ogni no conquistato va conquistato, anche nella parte più avversa, comunque la pensiamo, comunque la pensi io, un no, basta un no per non perdere, attenzione, perché vincere è una parola grande. Vinco se torniamo in pensione a 35 anni, allora sì che vinco, mettiamola così. Bravo Andrea! Ma no, non è sufficiente. No, non è sufficiente, poi magari spiegherò dopo perché noi pensiamo di spingere oltre il no. Questa gente qua non è mai. Allora, siccome questo Parlamento è stato dichiarato in funzione dell'anticostituzionalità della legge elettorale con cui è stato eletto, quindi insediato, aveva il compito esclusivamente. Andrea, ma tranquillo. Avevano 6 mesi di tempo per cambiare la legge elettorale e tornare al voto. Allora, la complicità di tutta una serie di personaggi che poi troveremo legati a organismi sovranazionali non democratici sicuramente, ma antidemocratici, perché sono loro quelli che dicono che la Costituzione italiana va cambiata perché è incompatibile con i loro interessi, ovviamente speculativi. Dicevo, ciao. Buon lavoro.
Oh, sei grande! Bocca! Premetto che io parlerò quasi esclusivamente della Costituzione italiana, poi per andare all'interno del dibattito possiamo fare l'operazione di demolire la controriforma, però importante secondo me è conoscere quali sono le coordinate fondamentali della Costituzione italiana. Perché conoscere le coordinate fondamentali della Costituzione italiana ci permette di capire perché c'è questo attacco ricorrente. Guardate che questo è l'ultimo intervento. L'attacco alla Costituzione italiana inizia subito dopo la promulgazione. Non è una novità. Ricordo en passant che nel 2006 l'abbiamo difesa con un grande risultato, anzi forse il più grande risultato in assoluto della storia del dopoguerra, paragonabile solo alla vittoria nel referendum sul divorzio, oltretutto un risultato in cui sapete che non c'è il quorum nel referendum e questo preoccupa Renzi, in cui votò, mi sembra, il 54-55% delle elettori e si ottenne il 61-62% delle elettori. Soltanto che, come al solito, il giorno dopo inizia di nuovo il percorso per mettere in discussione la Costituzione italiana. Se volete un protagonista di tutto questo, la figura ombra si chiama Giorgio Napolitano. Tanto per essere chiaro, il quale Giorgio Napolitano, occorre mettere in evidenza, ha fatto il monarca e quindi non poteva avere altra idea che una costituzione frutto del monarca, come lo statuto del 48. Per inciso, nello statuto del 48 i senatori li nominavano, a proposito del dibattito che c'è in corso in questa fase. E diceva il monarca, proprio nell'occasione dell'insediamento del governo Monti, ebbe a dire che uno dei problemi della Costituzione italiana, tra parentesi, magnificando Einaudi, era proprio quello che non lasciava spazio al liberismo, e non a caso cita Einaudi. En passant citò anche Calamandrei, visto che il compagno parlava di diritti sociali. Allora, Calamandrei, del Partito d'Azione, che non a caso scompare subito nel primo dopoguerra, diceva che i diritti sociali scritti dalla Costituzione non avevano nessun fondamento, perché erano solo parole, chiacchiere. E oltretutto, cosa all'ordine del giorno, era presidenzialismo. Faccio questa sottolineatura perché mi sono ritrovato nella precedente occasione di difesa della Costituzione di fronte a un volumetto dell'ANPI che come unica citazione aveva come una citazione di Calamandrei. Il merito di Calamandrei è stato quello di difendere la Costituzione negli anni 50 e 60, poi arriverò a dire quali erano gli elementi di difesa in quella fase storica, ma è evidente che la Costituente per fortuna ebbe un ruolo di rilevanza e poi le sue idee erano queste. Ritornando a Napolitano, in quell'intervista recente, una rivista diretta da Bosetti, anch'essa ex comunista, naturalmente diventato liberale democratico, lui metteva in evidenza questi due aspetti e metteva in evidenza il fatto che per fortuna c'è stato il Trattato di Roma nel 57 che ha risolto la questione del liberismo e del fatto che la nostra Costituzione, mi soffermerò successivamente, ha elementi di controllo sociale
della proprietà privata. Questo perché, se non sappiamo bene chi c'è dietro dal punto di vista politico ideale a questa nuova riproposizione della controriforma istituzionale, non abbiamo chiaro il quale. Venendo alle questioni legate alla controriforma, la prima osservazione da fare è l'operazione che si ha sotto il naso è quella di uniformare la nostra Costituzione proprio ai trattati europei. Questo è l'asse di fondo. Tutti voi avete di fronte che cos'è l'Europa in questa fase storica, ma anche nella precedente. L'Europa nasce liberista. L'Europa nasce liberista sul modello tedesco, e sul modello tedesco è fatto il trattato di Maastricht. Ma l'altra osservazione da fare è uno degli elementi del dibattito strumentale che viene portato avanti è: bisogna innovare. L'altro è velocizzare. Andiamo sull'innovare. Allora, si sono appena svolte le elezioni negli Stati Uniti, inciso, non democratiche. In questo periodo c'era una battuta: cosa c'è di peggio di Trump? E tutti dicevano Hillary Clinton. Quindi, ben lontano dal sottoscritto difendere Hillary Clinton. Ma se ci fosse un sistema democratico di elezione negli Stati Uniti, che non è democratico in assoluto perché è presidenzialista, la Clinton avrebbe vinto di circa 170.000 voti. Ma la Costituzione americana quando risale? Al 1787. Avete sentore di qualcuno negli Stati Uniti che pensa di mettere in discussione la Costituzione americana? È stata emendata, 27 emendamenti, ma nessuno l'ha. Non fa parte del dibattito di quel paese, anzi, se qualcuno osasse mettere in discussione la Costituzione americana, probabilmente farebbe una brutta fine. Veniamo in Europa allora. La legge fondamentale tedesca è del 1949, contemporanea alla nostra. Avete sentore di qualcuno che in Germania mette in discussione la legge fondamentale? Inciso, perché si chiama legge fondamentale? Si chiama legge fondamentale perché l'idea di fondo era scritta dagli anglosassoni nel 49, era di loro comandare in Germania. Si chiama legge fondamentale perché l'idea di fondo era: la chiamiamo Costituzione quando ci sarà la riunificazione. La riunificazione c'è stata, ma hanno lasciato il nome legge fondamentale. È stata scritta dagli anglo-americani e quindi ha al suo interno il cancellierato, che è assolutamente analogo al premierato, che vuol dire preeminenza del capo, come dicono loro, del governo. È la stessa operazione che c'è dietro la controriforma. Poi vi dirò qual è la sostanza della controriforma, perché naturalmente stanno facendo tanto fuoco di sbarramento, parlano d'altro per non parlare della sostanza. Non parliamo della Costituzione della Quinta Repubblica francese. Perché Quinta Repubblica? Perché susseguente nel 58 al colpo di Stato di De Gaulle. Questi sono gli antecedenti, ma nessuno osa mettere in discussione quelle Costituzioni. Quindi è assolutamente falso e strumentale dire che cambiare la Costituzione italiana significa innovare. Sono, se mi è concesso il termine, balle. Perché si attacca la Costituzione italiana? Qual è l'inizio del punto d'attacco della Costituzione italiana? A prescindere da quello che vi ho detto prima, cioè al fatto che subito dopo la promulgazione le forze conservatrici e reazionarie, quelle reazionarie, hanno di fronte il presidenzialismo della Repubblica di Salò, Movimento Sociale Italiano. Quelle conservatrici sono all'attacco dell'asse fondante della Costituzione italiana, che è frutto di che cosa? È frutto dell'incontro di due culture: la dottrina sociale della Chiesa, impersonata da Dossetti,
e la cultura marxista impersonata da Togliatti. La Costituzione italiana è questa. E non è un fatto puramente giuridico, anzi è un fatto politico. Non a caso l'hanno scritto i politici, i giuristi hanno avuto un ruolo secondario. Perché? Perché il problema di fronte al fascismo che cos'era? Qui l'ha ricordato con un cenno compare. Fare una Costituzione antifascista, ma non dell'antifascismo celebrativo che purtroppo viene avanti in certe, da alcuni anni, ma fare una Costituzione che prefigurasse una forma di Stato diversa ed opposta rispetto a quella fascista. E questo è l'asse fondante. E l'idea di fondo è quella. Faccio un esempio storico, visto che l'anno prossimo è il 2017. Allora, questa è l'intelligenza di Togliatti. Magari qualcuno non è d'accordo nel magnificare quest'uomo, però io sono Togliatti. L'intelligenza di Togliatti qual è stata? Anche perché lui sapeva che se si facevano certe operazioni ci saremmo trovati gli anglo-americani in casa. E non facciamo una Costituzione socialista, pensate che lo diceva Dossetti da solo. Facciamo una Costituzione che abbia come obiettivo il controllo politico e sociale dell'accumulazione capitalistica e tutta la parte. Il compagno ha fatto bene a dire che la Costituzione italiana è un tutto unico, che non c'è separazione tra la prima, tra i principi fondamentali, la prima e la seconda parte. Tutto si tiene. La prima e la seconda parte sono strumenti messi in campo per realizzare i principi fondamentali. Quindi se vi vengono a dire ma tocchiamo solo la seconda parte della Costituzione, toccano un asse fondante, non solo il criterio della sovranità del popolo, ma il criterio della centralità del Parlamento, dell'esecutivo che deve essere dell'esecutivo, deve essere un esecutivo, e il giurisdizionale che deve essere separato, che è naturalmente la tripartizione liberale classica, ma l'asse di fondo è che il Parlamento è il centro in cui si prendono le decisioni. E il Parlamento come si elegge? Sempre a proposito del ricordo del fascismo, io consiglio a tutti i giovani che ho davanti, ma anche a quelli che hanno la mia età, un nodo essenziale, poi vi farò una citazione, è studiare il fascismo con cura. Allora Trump è di destra, ovvio a tutti noi, come la destra sta montando in tutta l'Europa, ma noi non dobbiamo mai scordarci che il fascismo cerca di risolvere naturalmente in modo dittatoriale una questione che è rimasta nel cassetto di tutta la sinistra, che è la questione sociale, e per quello che hanno molto consenso in questa storia. La sinistra è scomparsa dal panorama e quindi l'hanno presa in mano la destra. Così ha fatto Trump negli Stati Uniti. Trump è andato nelle campagne, mentre quella andava nelle città, questo è andato nelle campagne, anzi ho letto che è andato nel luogo più desolato degli Stati Uniti d'America. Vuol dire che aveva buoni consiglieri. Allora, ritornando al filo, qual è l'asse attraverso cui viene stravolto il tutto? È la trilatera. Se qualcuno viene a dire, come fanno molti dei cosiddetti sinistri, ah, ma queste sono teorie del complotto. Quando mai? I gruppi dirigenti, da quando c'è la storia, quando esiste la storia, si sono sempre messi a tavolino a definire strategie. Poi devono fare i conti con le contraddizioni che ci sono nel processo storico. Però è ovvio che mettono in campo strategie. E la strategia della trilatera qual è stata? Quella che di fronte all'ala montante dei movimenti di massa del 68, ma soprattutto del 69 in Italia, tant'è vero che nelle relazioni si guarda assolutamente il nostro paese, e ai movimenti di liberazione del terzo mondo,
Cosa occorre? Bisogna ridurre la democrazia, e questo è il punto d'attacco. Bisogna ridurre la democrazia e assicurare la governabilità, la stabilità e l'efficienza. E se voi fate attenzione, questo è l'attuale livello del dibattito. Bisogna assicurare la governabilità. L'altro elemento, lo citavo prima, bisogna essere veloci. E sempre a proposito di riferimenti dal punto di vista storico, a me è subito venuto in mente il manifesto del futurismo, data legge, dei primi del Novecento, e l'asse di fondo di quel manifesto era proprio la velocità. Tanto per mettere in evidenza come sono in ora. Allora, il punto di partenza è la trilateral. Che cos'ha la trilateral poi di specifico all'interno del nostro paese? Il piano di rinascita democratica della TV2. Il buon Licio Gelli è morto nel, mi sembra, 15 dicembre del 2015, quindi non molto tempo fa. Prima rilasciò un'intervista in cui battezzò il suo erede Lusignani, per inciso. Avvicini un po' il microfono, per inciso il suo allievo Bisignani, per inciso avete sentito che Verdini è stato imputato a proposito della P3, la massoneria esiste da anni, deve ripetersela. La massoneria è stata protagonista del risorgimento, perché di spavento però non voglio andare a più. Quindi il piano di rinascita di Gelli, in una delle ultime interviste che rilascia, in cui battezza il suo erede, ci dà anche una notizia. Ci dà la notizia che il buon Renzi era da tempo che andava negli Stati Uniti per essere istruito. Perché tutti voi vi sarete chiesti come mai viene fuori dal cilindro questo sindaco di Firenze che diventa subito presidente del Consiglio. Mi si risponde, ma è stato eletto per le primarie. Ma l'abbiamo sotto il naso, come le primarie sono lo strumento democratico. Chiusa la parete. Quindi piano di rinascita democratica, e dietro il piano di rinascita democratica inizia tutto il percorso delle cosiddette commissioni per le riforme, le chiamano loro. Iniziamo a fare una battaglia sul linguaggio, secondo me. Queste si chiamano controriforme, non riforme. Naturalmente hanno assunto un termine che era della tradizione socialista, non a caso. Ecco, prima la commissione Bozzi, poi la commissione De Mita, che adesso va a difendere il no, non dobbiamo avere la puzza naso da questo punto di vista, D'Alema, faccio un paragone, la legge Truffa l'abbiamo vinta anche perché c'erano personaggi come D'Alema, De Mita, non vincerà, e portante è la difesa della Costituzione. Difendiamo la Costituzione e poi ne riparliamo. Tutto il percorso delle cosiddette riforme istituzionali, l'ultima in ordine di tempo, la citavo prima, è la controriforma di Berlusconi, che abbiamo difeso con uno straordinario risultato nel 2006. Perché l'attacco alla Costituzione italiana? E vengo al contenuto specifico. Citavo prima, l'idea di fondo è controllare socialmente la proprietà privata. Ed un ruolo dello Stato non punto a capo, perché il ruolo dello Stato punto a capo ce l'ha anche la borghesia, ce l'ha anche la destra, insomma. Il ruolo dello Stato è programmazione democratica dell'economia. Il compagno citava il NEL. Il NEL potrebbe non essere, anzi, non è un ente inutile. Non è un ente inutile se io faccio la programmazione democratica dell'economia. E siccome ha cancellato la programmazione democratica dell'economia,
è diventato un ente inutile. Il Consiglio di Stato è un ente inutile, no? Quanti sono i corsi al Consiglio di Stato? E così il NEM, eh? Quindi ci sta facendo passare il fatto che il NEM sia la grande conquista dal punto di vista innovativo, perché? Perché hanno privatizzato tutto. Perché la programmazione democratica dell'economia, ormai, possiamo fissare un punto di riferimento dal governo Amato in poi. Hanno iniziato a privatizzare questo paese, in coincidenza con Tangentopoli, per inciso fate attenzione a tutti quelli che sparano sulla politica e tutti quelli che parlano di casta, perché hanno preparato il terreno. Bisognava essere più critici, bisognava guardare con più attenzione a questi elementi di battaglia ideologica, a ulteriore dimostrazione che l'ideologia è forza materiale. Dicevo, programmazione democratica dell'economia, come? Partendo dall'ente locale ed arrivando al Parlamento centrale. E questa è l'idea di fondo. Ente locale, regione, Parlamento centrale. E invece che cosa si è fatto nel 2001? Quello proprio di controriforma, oltretutto anche quella votata a minoranza, quindi ha dovuto fare il referendum. Per inciso la partecipazione a quel referendum è stata di circa il 30%, ha fatto quello proprio perché doveva rispondere allora alla Lega, al federalismo. E che lì dentro oltretutto ci ha messo, a proposito dello studio del fascismo, il principio di sussidiarietà. E il principio di sussidiarietà, tanto per avere un riferimento storico, risale alla carta del lavoro fascista. Non so se bene l'undicesima o dodicesima, no, qualcosa del genere. E dire che c'è scritto che il privato può sostituire il pubblico, lo banalizzo, eh? Però è questo, hanno fatto quello proprio mettendo dentro questo cardine di fondo, no? Quindi va bene che si cancelli quella parte, no? Però sapendo benissimo poi che cosa bisogna fare, e quello che bisogna fare è ritornare alla programmazione democratica dell'economia, partendo dall'ente locale, arrivando alla regione e arrivando al Parlamento. Perché le regioni cosa sono diventate? Sono diventate, prima, elementi di corruzione della salute, ma in secondo luogo, elementi attraverso cui si decide che cosa ridistribuire dopo che lo Stato ha definito il suo bilancio. Mentre nell'idea di fondo che è all'interno della Costituzione, le regioni avrebbero dovuto essere, insieme agli enti locali, il tramite attraverso cui si realizzava la programmazione democratica dell'economia. E questo è l'asse di fondo, per quello che si dice che lo Stato può procedere a sequestrare strumenti di pubblica utilità, che la proprietà può essere pubblico o privato, ma deve avere finalità sociali, e via discorrendo. Questo è l'asse della Costituzione italiana e per questo viene attaccata. L'altro elemento di fondo che c'è all'interno della Costituzione italiana, se lo sto facendo troppo lungo, fermatemi, è il diritto di sciopero. La nostra è l'unica Costituzione al mondo che formalizza il diritto di sciopero, che naturalmente è stato distorto con la legge 146 successivamente, ma però rimane, ed è individuale, punto. Cosa vuol dire? Vuol dire che si è prefigurato all'interno di una Costituzione programmatica, questo è dato di fatto, la possibilità che si esprimesse il conflitto sociale. È ovvio che non potevano chiamarlo conflitto di classe, noi possiamo chiamarlo conflitto di classe. E questo è l'altro asse della Costituzione. Allora è evidente che di fronte a questa struttura non poteva che esserci l'attacco in precedenza ed oggi
tutti, JP Morgan, della Confindustria, dell'ambasciatore degli Stati Uniti, di Obama e via discorrendo. È evidente perché questa Costituzione mette i bastoni fra le ruote al dispiegarsi senza alcun controllo sociale e politico della proprietà privata, che per inciso è ciò che ci ha mandato in rovina in questa fase storica. E il problema, faccio una parentesi, non è il debito pubblico, perché il debito pubblico si è gonfiato perché sono state sostenute i centri finanziari, non parlo solo delle banche, i centri finanziari. Il problema è il debito privato, e di quello non si parla più. Chiusa la parentesi. Cosa c'è all'interno, e chiudo perché sennò parlo dilungo troppo, perché semmai non mi parlo. All'interno della controriforma non è tanto la questione del Senato, che è pure tutto gravissimo, né la Senato, ma è, vi cito esattamente i termini, nell'articolo 12, secondo comma, dove si dice che il governo può stabilire il calendario all'interno di leggi che fanno parte del suo programma, insieme all'Italicum, di cui parlerà poi Piero Accenno. Questo significa che uno solo decide come fare le leggi in questo paese. Già siamo il paese in cui i decreti legge, la fiducia sui decreti legge e quant'altro, la domina sovrana, altro che centralità le parole. Ma per essere chiari, vi cito, siccome vi ho detto prima che il riferimento al fascismo è essenziale, vi cito una legge del 24 dicembre 1925, numero 2263. Articolo 6. Nessun oggetto può essere messo all'ordine del giorno di una delle due Camere senza l'adesione del capo del governo. È evidente dire che Renzi è un fascista, forse fargli troppo onore, ma in ogni caso, a parte la battuta, è un po'. Cioè, però analogie e differenze vanno sempre messe in campo. Citavo prima la questione della sussidiarietà, che risale anche al mondo cattolico, a Leone XIII, però poi è nella carta del lavoro fascista. E come vedete, questa preminenza assoluta del capo del governo, che è l'asse su cui si fonda la controriforma, e questo dobbiamo andare a dire in giro con forza, e per questo che è assolutamente autoritaria, risale al fascismo. Allora la questione di fondo qual è? La questione di fondo è non solo difendere la Costituzione italiana, ma soprattutto rilanciarla nei suoi assi fondanti, proprio perché così, per inciso, potrebbe essere proprio uno degli strumenti attraverso cui riusciamo ad uscire da questa crisi economica che, come avete sotto gli occhi, rischia di esplodere da un momento all'altro, perché il mondo è assolutamente sommerso da carta straccia. Grazie al signoraggio del dollaro, il mondo è sommerso da carta straccia. E siccome secondo me il dollaro passerà qualche difficoltà dopo l'elezione di Trump, è evidente che noi abbiamo in mano uno strumento, e questo lo dobbiamo usare, difendere con forza e rilanciare. Ringrazio. La Costituzione italiana, questa è la mia funzione. Poi, per divertirmi, dirigo un centro di studi internazionale che si chiama CESPI. E per inciso, noi abbiamo fatto tempo fa un convegno riflettendo proprio sul rapporto tra Costituzione italiana e autoritarismo europeo.